Rieccoci primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Siamo arrivati a un bel discorso ogni volta, ma se veniamo a Pellizzari lo aumentiamo, lo rigeneriamo ancora di belle cose, però non abbiamo trovato una parvenza di soluzione, noi non la troviamo, però ha detto il PNRR che i soldi dovrebbero, lo dicono tutti, dovrebbero essere distribuiti in un'altra maniera, sono convinti che una volta distribuiti poi ci sarebbe un altro problema. Io credo che non ci sia una programmazione voluta, e ripeto, è voluta anche da chi è in tutto questo sistema. Aggiungo un'altra cosa pesante, c'è la grande distribuzione, indicasi il nome su tutti, Amazon, che interviene, perché il commercio è saltato anche per questo, non per il tram. Mi viene da ridere quando qualcuno dice passa il tram, non funziona il commercio, no, il commercio è saltato perché c'è Amazon, tutti i negozianti piccoli spariranno prima o poi, e anche i centri commerciali, perché Amazon ha fatto il mercato. Un mercato permesso dal governo, senza essere tassato, senza mettere il dazio, senza mettere quello che avrebbe dovuto fare, e ha distrutto il governo e i commercianti, perché la vera rovina dei commercianti, ripeto, non è la viabilità, i parcheggi che incidono, lo dico perché Pellizzari, lei giustamente fa delle battaglie in tal senso, che sicuramente avranno un risultato positivo se le cose vengono fatte come dice lei, però il vero dato di fatto è che Amazon ha ucciso il mercato del commercio in tutto il mondo e ovviamente man mano lo sta uccidendo anche qua. Ma il governo perché non è intervenuto in maniera violenta su questo, Berti? Il governo è stato provocato più di qualche volta e non ha mai dato una risposta in merito a questo, perché bastava solo che ci fosse non solo l'Italia, ma anche a livello europeo, una giusta tassazione per non essere una concorrenza sleale con il piccolo negoziante. Però dopo adesso dobbiamo dire la verità, il mondo è cambiato in questi 2 anni, la gente sceglie la comodità. Compra da casa, dal divano di casa, si acquista il prodotto, se non gli va bene lo manda indietro, ok? Però se noi guardiamo tutto quello che c'è dietro, l'inquinamento, i furgoncini, questi padroncini che lasciano i camioncini dappertutto perché sono anche questi presi per il collo e sono piccoli disperati, perché Amazon strumentalizza anche questi, fa i grandi capannoni in zone depresse, vedi Rovigo, vedi in altri ambiti dove ne sfruttano anche là delle leggi particolari per avere incentivi e tutto. Non è che noi non vogliamo Amazon, perché la vendita online, o la vendita online può essere uno strumento utile anche a noi piccoli. Perché? Perché no? Oggi noi non possiamo Ti essere. ammazza Amazon. No, no, vabbè, ma noi non possiamo essere adesso protezionisti, no? No, Io mi mamma. ricordo quando facevamo le barricate contro i centri commerciali, contro il supermercato. Oggi non si sognerebbe nessuno di fare una battaglia così, tanto hanno già dei problemi loro. E quindi voglio dire, anzi, è diventato più di valore il piccolo negozio che il grande centro Guardi, i commerciale. Quindi, supermercati che per arrivano fra un po' chiudere. di anni li prenderà qualche multa nazionale, perché se non superano i 4-5 miliardi di fatturato all'anno, miliardi di fatturato all'anno, chiuderanno tutti. Dunque fra Appunto, poco appunto. saranno già anche quelli in una situazione drammatica. Appunto, Vabbè, anche quelli ma avranno. dipende sempre, Però capito, la da. tecnologia, i sistemi che oggi sono offerti anche al Però cittadino, allora al mi domando, consumatore. Massimiliano Pellizzaro, che è un negozio importante a Padova, nel suo piccolo che lavora, che ci guadagna, anche lui sarà distrutto da Amazon o da online. E lui cosa fa? Dico Massimiliano, dico lei per dire qualsiasi altro che è un negozio. Cosa fanno? Guarda Perché che. lì può mettere anche il parcheggio sotto il negozio? Perché Direttore, se vado però da direttore, mi Pellizzaro, lei sì. che ha No, tanti scusi, capelli bianchi come i miei, ne ho di più. lei si ricorda che noi facevamo Amazon nei tempi degli anni 70, Sì, li facevo. quando la signora Maria ti telefonava, gli portavamo a casa la spesa, te l'ordinava. 50 Ma metri no, a piedi, sì. anche Possiamo smettere di chilometri. cambiare quello che sta avvenendo, nel senso che, come diceva prima, una Non volta ho si mica faceva. detto di cambiarlo, ho detto di Sì, una tassarlo. volta si faceva la Ho barricata detto contro il grande allegro, ho detto magazzino. di tassarlo. Sì, no, Ho è detto questo, un'altra il cosa problema è io. questo. Sì, ho Ho detto detto viene sì, il problema è che Amazon, abbiamo lo fai scelto. pagare come un negoziante, Il mi fa problema è che pagare i abbiamo scelto una dipendenti. globalizzazione, abbiamo scelto una globalizzazione e abbiamo creato un mercato globale, ma abbiamo creato un mercato globale che non ha una legislazione globale per tutti quanti. Negli anni 90 si è scelto di privatizzare tutte quante le aziende. Adesso parliamo di dicono, le aziende private da maggiore efficienza. Io vorrei dire che tutte le aziende che dagli anni 90 sono state
sono state portate date ai privati. Delocalizzate? Delle aziende pubbliche. Date private. Attualmente non esistono più. Cioè, tutte le grandi aziende nazionali sono fallite date in mano ai privati. Era meglio lasciare sulle aziende. Quando parlavamo prima di primario, quando tu scegli di globalizzare e fare in modo che il mercato vada laddove costa meno andare, ti sei perso tutta la parte del primario che non l'hai tutelato. Oggi noi, dopo 30 anni, sentiamo i nodi al pettine di scelte fatte negli anni 90, quando si è scelto di dire via alla globalizzazione. Oggi ci troviamo con un mercato globale e una tassazione già in Europa, perché partiamo già dall'Europa, un'Europa dove abbiamo una tassazione a livelli diversi, e quindi io mi scontro con aziende come Amazon che mettono, oppure Facebook o altre aziende che mettono la loro sede legale in Irlanda, pagano il 5% e dopodiché vengono a vendere nel mio locale, nello Stato. Ecco, questo l'abbiamo problema. Permesso anche alla Fiat, allora, mi sta la Fiat è andata in Olanda. Sì, no, io sto dicendo, è un'industria italiana, oggi ora all'occhiello è andata in Olanda. Perfetto, oggi ci ritroviamo in una condizione nella quale il primario è saltato e già siamo accorti, perché in questo momento non abbiamo... Lei sta dicendo quello che sto dicendo io. Sì, quello diceva, quello è il problema. Il problema è che la scelta è l'Europa. Vai in tutte le città, Allegro, vai in tutte le città, Venezia, Treviso, qualsiasi città, indipendentemente dalla parte... Ci sono... Quando tu decidi di fare una moneta unica ma non fai una fiscalità unica... Hai creato diseguaglianza, certo, dappertutto. Se dopo decidi di fare il WTO, un mercato mondiale, che ha tutte quante normative diverse... Siccome il ragionamento della tematica è il commercio, e il commercio oggi, tra le altre cose, non discusso, è anche questo, i negozianti, ancora prima del Covid, ancora prima della guerra, molti saracineschi iniziavano ad abbassarsi, perché ovviamente la concorrenza sleale di Amazon aveva portato a questo. Perché la domanda permesso? È, il governo non poteva intervenire a tutela dei negozianti, ma dei viene commercianti? Permesso, se il direttore? Posso, ha preso un ex direttore, una aspetta, consulente. Diciamo, allora, la questione Amazon, io credo che si risolva veramente attraverso una tassazione seria che fino adesso fondamentalmente non c'è, non è mai stata applicata, non è mai stata attuata, per una serie di motivi che forse qualcuno però un giorno ce lo spiegherà. Però guardi, io voglio fare un passaggio, anche perché poi tra l'altro ho anche partecipato ad un convegno abbastanza importante di una grossa azienda che ha trattato temi riguardanti Amazon e il commercio praticamente online. Guardi che io dirò una cosa contro tendenza, ma il commercio cittadino, il commercio di prossimità, e mi riferisco ovviamente ai punti vendita che fanno parte della nostra cultura, della nostra storia, che vendono prodotti altamente come dire, professionali, dove all'interno c'è anche chi ti spiega come funziona un determinato prodotto. Io credo che noi non dobbiamo aver paura di Amazon, e non dobbiamo aver paura di Amazon, perché è vero che probabilmente su Amazon troveremo quel prodotto che costerà 20 euro in meno, però attenzione, cosa succede? Succede che non si sa, perché allora noi non è che possiamo sapere tutto di come funziona un televisore, di come funziona un telefonino, di qual è il prodotto che stiamo cercando e che va incontro alle nostre specifiche praticamente esigenze. Io credo che invece quando si va in un negozio, ecco, quel quid pluris, quel qualcosa in più, lo si dà anche volentieri. Perché? Perché oltre non ad avere così, la consulenza... Ma pensare, non è così. No, può no, ma così. No, ma le spiego, no, direttore... Può essere così nel suo ramo. Se io prendo un televisore in un negozio, guardi, qui a Padova, faccio un esempio, prendo un Sony, e il Sony ovviamente dovrebbe funzionare, invece si rompe, vado nei punti vendita dove aggiustano il Sony, vado ad aggiustarlo dove non li vendono. E lo stesso fa Amazon. Se io prendo un esempio personale, prendo su Amazon Sony, faccio la pubblicità a Sony che non ne ha bisogno, e la prendo tramite Amazon, lo spendo 200-300 euro di meno, si rompe, vado nel punto assistenza Sony che si trova in tutte le città e te lo cambiano e me lo cambiano. Io ho provato 5 anni fa, ho fatto un tentativo, anche perché abbiamo anche, come dire, studiato approfonditamente questo commercio online. Guardi, un telefonino, a parità di telefonino, no, non cito la marca, 300 euro, 350 euro, 50 euro in meno se lo si comprava ovviamente su Amazon. Il negozio costava 350 euro. Ovviamente noi profani non sappiamo
quali sono, qual è la tecnologia che ci consente ovviamente di soddisfare le nostre esigenze. Quindi nel punto vendita abbiamo trovato un'illustrazione anche abbastanza dettagliata, una descrizione dettagliata del prodotto, abbiamo capito qual è il funzionamento, ci sono stati trasferiti i dati dal vecchio telefonino al nuovo telefonino, che non è una sciocchezza, che non è una sciocchezza. Dopodiché, in caso di necessità, che cosa è successo? Nel momento in cui si è rotto un telefonino acquistato in negozio, l'abbiamo riportato in negozio, ci hanno dato addirittura un muletto, quindi un telefonino sostitutivo per quel 10 giorni, 15 giorni che il telefonino è andato in assistenza. Invece con l'altro acquistato su Amazon tu devi fare il pacchettino, devi andare in posta, devi fare la raccomandata, va su in azienda, probabilmente ti torna dopo un mese e mezzo. È molto più semplice. Invece lei, succede, lei direttore. L'ho fatto 5 anni fa. È cambiato un po'. È stata la mia esperienza. È cambiato un po'. La mia esperienza. È cambiato un po', magari fosse così. Se posso dire. Massimiliano, magari fosse, è cambiato molto, le garantisco. Una cosa velocissima, oggi un giorno le arriva, due giorni. Oggi i ragazzi giovani entrano nel negozio, bravissimo, lasci stare, bravissimo. Faccio un esempio, il prodotto e se lo ordino, entro nel negozio, lo provano e poi lo compro su Amazon. Esatto, nel suo negozio devono visitarlo, allora deve fare una visita lì, è una cosa a parte. Parlo 360 gradi. C'è la necessità che sotto un aspetto medico. Invece lei prende le scarpe, va in un negozio, vede le scarpe e va su Amazon e trova. Cosa fanno i ragazzi? Ne prendono 3 paia. Se io ho il 38 di piede, prendono il 37, il 38 e il 39. Due giorni dopo le arrivano, ristornano il 39, il 38, quello che va bene se lo tengono, danno in tempi rapidi i soldi e funziona tecnicamente benissimo, perché altrimenti sarebbero già saltati. No, guardi, se funzionava. Allora, quest'estate, quest'estate, scusate, poi veramente mi taccio. Ho acquistato 3 magliette. Anche lei, però, ho acquistato 3 magliette su un sito, perché ho voluto provare, 19 euro a maglietta, e ho provato. E un sito, non cito, ma voglio dire, è un'azienda tedesca, mi sono arrivate queste 3 magliette, esattamente con la taglia sbagliata. Cosa succede? Loro sì che me le cambiano, io devo rifare il pacchettino, le spese di spedizione sono di un altro 20-25 euro. Dipende quanto spendo, io vorrei essere dalla sua parte, perché una volta quando ero nella mia mentalità, andrò a lezione di acquisti online perché probabilmente non sono capace. Quando una volta c'era il benzinaio grande e benzinaio piccolo, io andavo sempre dal piccolo perché doveva vivere anche quello, dunque io la penso come lei, ma purtroppo non è così, c'è il fattispecie, oggi dipende quanto acquista, se acquista più di 50 euro non ci sono le spese di spedizione e poi c'è il ritorno gratuito, ci sono dei meccanismi rispetto che sono cambiati tramite Amazon e tramite qualcuno di grosso, nel caso specifico di un'azienda privata magari ovviamente vuole un'altra tutela, però il vero dato di fatto non è questo, Pellizzari, il vero dato di fatto è che questo tecnica, questo online, questa vendita tramite le grandi multinazionali, sono multimondiali, hanno purtroppo rovinato il commercio nelle città. Questo è il vero dato di fatto. Perché il governo non ha tassato come avrebbe dovuto queste grosse aziende e ha permesso di avere libero mercato nelle varie città del mondo e anche in Italia. In Italia, Pellizzari, in tutta Italia, lei che è uno che gira, va, ci sono serrande nei centri storici abbassati, certo. Anche come dice lei per l'aumento troppo dell'affitto dei privati, anche perché ci sono pochi parcheggi, ma la maggior parte è per questo tipo di vendita scorretta che anche qui il governo non è intervenuto nei tempi dovuti per eliminarla o per ridurla o per far pagare come fa pagare a lei lo Stato nel suo negozio. Posso fare una proposta di 10 secondi? Tassiamo Amazon e dopo ce la giochiamo, però, perché non abbiamo timore
emozione non abbiamo. Tino, una cosa, io sono d'accordo con Pellizzari. L'emozione che crea il negozio di vicinato non sparirà mai. Il centro storico, ma anche le periferie. Ha detto giusto, tassiamo. Tassiamo, ma lo Stato non ce la passeranno mai. Noi stiamo però cercando di interpretare. No, poter rompere il contro qui. Questo è stato un ha chiuso Toys in America, Amazon, voglio dirle, un'azienda che era una multinazionale, che le dico di un fatturato, in America le hanno chiuse per Amazon. Cresce, però Walmart cresce del 5% al mese. Ho capito, però, però sta distruggendo il commercio. Qual è il problema? Qual è il problema? Noi, allora, il Amazon paga 455 milioni su un fatturato di 7 miliardi, quindi paga meno del 5%. Questo perché? Perché i governi prendono come consulenti della digitalizzazione ex manager Amazon, i quali ovviamente non andranno mai a tutelare gli interessi delle altre categorie, ma quelli del mondo al quale appartengono. Quindi primo, sbaglia la esatto, politica. Secondo, ricordiamoci che a livello politico di sentiment politico, l'e-commerce viene visto molto bene come un molto sinistroso, mettiamolo così, quando ad ogni aumento del 10% dell'e-commerce aumenta del 6,8% l'inquinamento, semplicemente per l'ultimo chilometro, perché come dice stato giustamente, non mi ricordo chi l'avesse detto, noi non è che mandiamo, a parte a Mestre che ci sono adesso i furgoni elettrici dell'Amazon che hanno un'autonomia di 100 km, pensate cosa sono un furgone che costa una cifra e ha 100 km di autonomia e sono full electric, noi mandiamo i disperati con i furgoni massacrati che li riconosci perché hanno il lucchettone fuori ed è gente che la prendono per il collo, questa è la realtà. Per cui c'è quello che sto dicendo, ha detto esatto, allora, facciamoli pagare anche loro. Esatto. Ma adesso il governo investiamo milioni che dicevi, no, i 900 milioni di gettito, miliardi scusa di gettito, ok, che paghiamo noi piccole e medie e grandi imprese, che Amazon paga in particolare meno del 5%. Ma quando moriamo noi chi le paga i 900 miliardi di tasse? Allora, quando si faranno le strade? Perché i comuni puntano sempre sull'IMU, perché fanno i grandi capannoni e puntano sull'IMU, perché è un introito diretto che arriva. Però quando mettono a carità imprese, perché dopo le strangolano, perché se vuoi lavorare per Amazon lavori a certi prezzi, come succedeva nell'IKEA. L'IKEA era visto come qualcosa di eccezionale, no? Perché faceva lavorare, guardate che se tu parli anche con gli industriali ti dicono guarda che fa lavorare tantissime industrie, se le acquistano dopo se le acquistano, come ha fatto anche con Walmart, che Amazon ne ha preso una parte. Perché le fanno, non pagano, mettono in contenzioso quello che hanno fatto, vanno in discussione e pagano a metà. Sì, ma che adoperano qualsiasi forma che adoperano, però dopo se le prendono. No, certo, perché lavorano in maniera illegale, illegale, in maniera legale ma scorretta. Succede che tu lavori, produci, vai lì e dicono ma non va mica, mille di questi, appena li consegni a queste grosse aziende, ti dicono non va mica bene questo qui, e non te pagano. Poi dopo che tu sei tirato per il collo, dopo 6 mesi, 7 mesi, te le pagano a metà perché ne hai bisogno, tu le accetti e poi ti acquistano, è verissimo. Guardi, direttore, dall'aglio, poi vengo da lei che altrimenti dall'aglio mi dice. Adesso in questi giorni festeggiamo, per così dire, due anni fa eravamo in lockdown, non avremmo potuto venire qui. Però mi ricordo c'era il permesso per andare con l'autocertificazione, andare ipotesi dal fornaio. Dunque, il fornaio in genere è un nostro artigiano che ha anche però il commercio. E in moltissimi paesi non c'era più il fornaio. Hanno dovuto dare la dispensa, mi ricordo, come la volta, di poter andare al comune più vicino dove c'era un fornaio. Dunque, è una cosa questa qui che viene anche un pericolo lontano. Sociale. E io vorrei citare qua la genialata che sono stati gli studi di settore. Ecco, gli studi di settore, qui potremmo fare tutta un'altra trasmissione, perché anche qui, come diceva lei, credo degli scienziati hanno escogitato questo sistema per far sì che i piccoli negozi riuscissero a pagare tasse adeguate ai loro metri quadri a quello che sarebbe stato un presunto fatturato. La produttività per metro quadro, no? Famosa. Sì, tutte queste storie, mentre alla fine, adesso abbiamo visto, questi negozi, questi artigiani, facevano un servizio alla comunità, perché che ci sia una comunità che non ha un fornaio, cioè anche simbolicamente, credo che quella comunità lì
insomma, sia un po' sminuita nel suo insieme. Vuol ha dire che dipende. Farsi, ha cominciato a farselo in casa. Sì, gente, si comprava il lievito. Amazon vende la pasta e la macchina per farla a pochi soldi. Prima il presidente Bertin citava. E sono sicuro che Massimiliano Pellizzari, che ha detto che ha preso 3 magliette, se ne è presa anche la macchinetta per fargli il pane. Sì, per fare il discorso dei mobilifici. L'emozione di acquistare queste 3 magliette perché ho voluto capire come si faceva. E posso dire. Come diceva prima Patrizio, che è tutta un'altra tipologia di acquisto, perché andare in un negozio assieme alla propria famiglia, provare i colori, provare le taglie, fare la passeggiata, esatto, cioè l'emozione acquistare. Che ti diciamo, ecco perché il direttore io potrei Massimiliano, io però prima, se l'emozione costa 50 euro in più io, se sì, la, io la lascio però, sì, vede, ma però è come vedere un museo per televisione, no, un anno vedere là, però c'è anche bisogno di sognare, ma c'è una contraddizione, se il potere di acquisto per i motivi che abbiamo accennato all'inizio di trasmissione, degli aumenti tant'altro del cittadino è ridotto al minimo proprio perché glielo stanno riducendo al minimo. Volete che non valuti i costi anche i 20 euro se lo prende è tramite vero, Amazon? È vero, come durante lo sistema, lockdown, quando c'è nel ragionamento di oggi è tutto il sistema. Iniziando da, come ha detto, dividere bene il PNR, iniziando da quello che ha detto Pellizzari, tassare Amazon e chi è uguale ad Amazon e poi ce la giochiamo, e sono d'accordo con lui, non negozietto in centro, gli affidi, cominciamo a fare le cose perdute. Ma il governo perché non lo fa? Posso breve farti... poi Umberto Zappini perché... Una domanda provocatoria. Che sia... Contro il commercio poi non c'è solo Amazon, ci sono anche tutte le disposizioni comunali che ogni sindaco ed assessori vari si sognano giornalmente, perché nel momento in cui tu mi aumenti la tassa sull'ombra, non lo dico a caso, è evidente che io perdo in competitività rispetto ad Amazon. Nel momento in cui tu mi chiudi un centro storico senza darmi un piano parcheggi alternativo, tu mi metti sulla tassa. Si riduce a quello che ha detto Pellizzari. No, ma è diverso. Si riduce quello che ha detto Pellizzari. Perché no? Tassiamo Amazon e ce la giochiamo. È diverso perché tassare Amazon è una competenza nazionale. Nel momento in cui io, come singolo commerciante, ho un assessore al commercio che lavora contro di me e ho un sindaco che mi chiude il centro storico ogni 2x3. Mentre i furgoni continuano a girare in continuazione, per cui 300 giacche vendute in negozio le posso dare a un cliente che è venuto in macchina, un in pullman, uno a piedi, uno in bicicletta, 300 giacche consegnate ai 300 consumatori, 300 persone che hanno ordinato, sono 300 viaggi. Sono 300 forme di inquinamento in più. Però vede, nel ragionamento suo, se noi portiamo il rapporto di Padova e se io... credo di conoscere abbastanza bene, comincio dal Prato della Valle per andare fino al Pedrocchio e Liston, via Roma, via Umberto I, una volta erano vie dove passava l'autobus a doppia mandata e le macchine, oggi è l'isola pedonale ed è una strada che quando io la frequento mi sembra di essere a Londra, a Piccadilly, cioè perché davvero è di un non puoi neanche passare, cioè se tu riesci anche a fare questo in modo tale che la gente passi e che ci sia un movimento interessante, anche hanno, la zona. Ma nessuno senza... disse che devono rientrare le macchine. Il parcheggio Piazza Rabin da 500 posti, quindi voglio dire. Sì, ma arrivano anche in autobus, arrivano anche in tasso. Sì, sì, no, c'è un po' tutto. Però stavo dicendo. Facciamo prima i parcheggi e poi pedonalizziamo. Però sì, facciamo prima i parcheggi. Sì, no, no, va bene. Chiedere Bertin, che ha nel suo gruppo quelli che portano con gli autobus, non sono contenti di Padova per come è gestita. Cioè, portare turismo a Padova oggi abbiamo ben pochi parcheggi fatti apposta per gli autobus. Abbiamo Piazza Isa Rabin, ma se vogliamo portare un gruppo di anziani che fanno molto spesso viaggi fino alla Cappella degli Scrovegni, non abbiamo un luogo dove lasciarli. Questo beh, no, sì, no, c'è, no, c'è, no, no, me lo, lo raccontavano. No, c'è il modo perché non lo conosco. No, guardi, lo raccontavano all'OGD di Padova. Arrivare, e c'erano... Tu puoi arrivare, il pullman arriva in Piazza del Santo, fa il giro, scarica le persone. Sì, ma il problema è che da Piazza del Santo via. Fino ad arrivare a Cappella degli Scrovegni è un bel lungo viaggio. Io parlando con il gruppo che gestisce tutti quanti a parte Pullman, dicevano Padova non è gestita bene sotto l'aspetto di gestione proprio dei può luoghi essere, dove però andare se vuole, a portarli. C'ha vicino Piazzale Boschetti di fronte, c'è Piazzale Boschetti ovviamente sono... è chiuso quindi funziona poco. No, non Piazzale Boschetti di fronte e sì, anche ma non è, delle... abbiamo una gestione purtroppo può anche essere. Sotto l'aspetto però, guarda, proprio gestionale stato, che non è, stato, non è fatta benissimo. Sono stato a Verona e parcheggiare anche lì non è che sia facile. E va a Venezia, però è studiata affinché i Pullman possano arrivare e scaricare.
fare... da Venezia parcheggiano a Padova, a Mestre, prendono il tram e il treno, voglio dirle, se abbiamo città in Italia che purtroppo hanno una situazione, essendo storiche, di non avere un grande parcheggio, magari credo qualcuno l'idea di farlo sotterraneo, però diventa problematico perché ci sono i resti qui, le belle arti, le belle parti qui ne fanno di tutti i colori, cioè io oggi, voi passate per Padova, le belle arti contestano perché tu non vedi le mura e non sono belle. Oggi sono passato dove c'è l'obitorio, subito dopo c'è dei caseggiati, sono le mura bellissime e ci sono delle case senza tetto, proprio vecchie, dove era l'ex macello. E quello lì le belle arti non dicono nulla, cioè ti dico un'altra cosa, cioè voglio dire, anche lì sei obbligato per la burocrazia che c'è qui in Italia, che è pazzesca. Dopo sicuramente vanno fatti i parcheggi, vanno fatti sicuramente i parcheggi, i mezzi di trasporto per arrivare in comodità, eccetera, sono d'accordo. Io però la maggior parte della crisi nel commercio la do come input a Amazon. Questo è quello che mi raccontano ovviamente nelle altre città. Però lo scontrino medio su Amazon è di 66 euro. Cosa vuol dire? Se ne fai 8 miliardi? No, capito, contelli, 66 euro fai? Sono... Guardate che quest'anno Amazon è aumentata il 45%. Contelli, la banca non ha mai fatto soldi su lei che mette 10 miliardi, ha fatto soldi su 10 miliardi di persone che mettono un euro, perché se no, se ragioniamo così, allora... No, ho capito il discorso, però il problema nasce dal fatto che il paradosso è che probabilmente gli occhiali li comprano ancora da lui... Perché ma lì è un problema diverso, lui ha, nel caso specifico, ciao pubblicità Massimiliano, nel caso specifico lui deve controllarti la vista, diventa un problema anche medico, diventa quello anche un problema. Ed è quello che volevo dire, io Amazon ha un problema relativo ai beni di livello medio-basso, che è sicuramente un problema, ed è per quello che impatta sui centri commerciali, che erano quelli che erano nati contro il commercio del centro, sui grandi volumi. Stanno chiudendo anche quelli. Amazon si è inserito su... Stanno chiudendo anche quelli, certo, centri commerciali sono stanno chiudendo quasi tutti. Ma infatti, quando abbiamo chiuso tutte le ferramente perché sono arrivati Leroy Merlin Brico e compagnia cantante, si è inserito, prima c'era una specializzazione, okay, che c'era il ferramenta che ti aveva tutte le serrature falegname, particolari, il falegname, noi queste qui le abbiamo perse tutte e Amazon, se tu vai su Amazon trovi tutto, questa però è la verità, una cosa, hanno tutto. Io parlo a livello locale, non so il negozio stesso lo acquista, se tu hai nel negozio piccolino non ce l'ha, te l'acquista lui stesso tramite Amazon, il giorno dopo arriva puntuale, te lo rivendi e ricarica. A Mestre invece hanno aperto 3 o 4 negozi di attrezzatura che ti vanno dalla serratura alle chiavi, devono avere qualcosa come 8-9 mila referenze, per cui in più lui, il titolare, è anche un fabbro, per cui a me una volta che si era rotta una chiave, ho detto non ti preoccupare, non mi ha neanche detto niente, ma l'ha limata, vedrai che va bene. C'è anche un'inversione di tendenza. Ma quello è uno che sa dare servizio. Contelli, ragioniamo di grandi sistemi, ragioniamo di grandi sistemi, dovrebbe essere così però. Abbiamo prima parlato di servizio, di servizio, la differenza la fa quello. Se mi rispondete che siamo in chiusura, cosa facciamo? Di qualità. Per l'aumento del gas, l'aumento della corrente, l'aumento dell'acqua, del telefono, di tant'altro, e cosa facciamo con Amazon? Perché alla fine abbiamo discusso, siamo quasi tutti d'accordo. Solo un piccolo accenno. Anzi, vi faccio vedere, l'ho un po' preso. Il porto di Shanghai, sono ferme per via del Covid che aveva citato parte prima Dall'Aglio, sono ferme 420 barche, navi, scusatemi, non barche, con ovviamente del materiale che dovrebbe arrivare in Europa, e se il Covid lì in Cina ne fanno in tutti i colori e non li fanno partire, tra poco i prezzi aumenteranno ancora di più per questo motivo. O sbaglio, Barbieri? No, confermo, tra l'altro questa è un'immagine che ho visto anch'io. Mi risulta che oggi siamo a 477 navi in rada in attesa. 472 avevo io. Ma di caricare il dato è in aggiornamento. Purtroppo ovviamente le operazioni a terra non si possono svolgere e qui ci ritroveremo in una situazione moltiplicata perenne come quella del 2020, che poi si combinò con quella del blocco della Ever Given sul canale di Suez. E a mio parere, diciamo che la riflessione che si torna secondo me a cose che abbiamo già detto, che molte di quelle navi che dovrebbero poi arrivare in Europa trasportano o semilavorati o prodotti finiti o materie prime che noi qui o non siamo mai riusciti a fare o a un certo punto non ci siamo più interessati di fare. Il caso dei semiconduttori, no, di cui si parla tantissimo, è emblematico. L'Unione Europea sta giustamente correndo ai ripari, investendo perché nel nostro continente si possa riprendere a costruire semiconduttori. Ma tornando a quello che si diceva prima,
perché oggi non disponiamo più di aziende che producono semiconduttori? Perché ci siamo illusi che appaltando ai cinesi la costruzione di questi oggetti, noi avremmo continuato a fare l'high tech, le automobili e quant'altro come prima, facendo fare a loro, tra virgolette, il lavoro sporco. Questo in realtà non è lavoro sporco e ce ne siamo accorti nel momento in cui quelle navi rimangono bloccate lì o il Covid blocca gli operai che producono i semiconduttori a Taiwan, in Estremo Oriente. Sul traffico navale secondo me andrebbe fatta anche un'altra riflessione, in particolare sull'Italia. L'Italia è un avamposto navale da un punto di vista geografico, eppure i nostri porti non funzionano malino, si tendono a farsi la guerra tra di loro e abbiamo un numero di porti troppo elevato rispetto a, diciamo, le necessità che ci sarebbero oggi di infrastrutturarli. Mi pare che questo elemento nel dibattito su PNRR, riprese eccetera, sia abbastanza assente. E consideriamo che i cinesi negli ultimi anni hanno acquisito quote importanti non solo in Italia, non solo in Italia, anche in altri paesi europei, di porti delle nostre coste. Evidentemente hanno un'idea, quella famosa idea di cui qui si sente parlare un po' poco, di dove vogliono andare. Ecco, quindi forse una delle cose su cui riflettere è che se vogliamo essere un paese, diciamo, industriale nel vero senso della parola, delle riflessioni meno polemiche, più attente al da farsi, sulle infrastrutture di base, porti, interporti, ferrovie. Oggi non ne parliamo, ma alcune delle problematiche del trasporto che abbiamo in questo paese derivano anche da opere non fatte, delle quali si chiacchiera da 20, 30, 40 anni senza farle. Solo qui in Italia. Abbiamo però strozzature. Umberto, solo qui in Italia. Con Massimiliano potremmo tenervi per qualche ora a parlare dei problemi legati ad alcune questioni dell'interporto di Padova. Basta che Massimiliano mi promette che non parla più delle tre magliette. No, ma e, ecco, su questo secondo me si può giocare, diciamo così, qualche elemento concreto, altrimenti rischiamo di continuare ad essere un paese però, nel quale si litiga tanto, però cioè, poi noi facciamo una però tangenziale, tempo, noi facciamo me, una tangenziale per andare a Castelfranco, pericolosa, due ci corsie, condivido, la facciamo due corsie invece di farla a quattro, e noi già all'inizio la mentalità nostra è facciamo, non ci sono i soldi, facciamo male e sperperiamo i soldi con tempi burocratici assurdi. Cioè, ma è la politica qui che deve decidere queste cose qui? La politica, sì, ma volevo dire, non c'è proprio vero il tempo, perché dovrebbe essere realizzate domani queste opere. Non è che possiamo dire fra 10 anni sarà pronto, vero, il porto, sarà pronto l'autostrada. Ma è anche vero che bisogna levare anche merci dalla strada, se no facciamo, quante corsie fanno, facciamo? Le autostrade a 50 corsie. La mia domanda è: perché la politica, che sa benissimo i problemi che aveva citato anche prima Allegro, non prende dei provvedimenti? Cioè, se bisognerebbe farle domani, Bomberti all'inizio del Covid mi ha detto domani deve essere risolto il problema, perché qui falliamo tutti, sono passati 2 anni e mezzo e credo che i problemi sono stati risolti. Tanto siamo falliti. Se li sono risolti i negoziati, sono risolti le persone. Chi ha chiuso, ha chiuso. Intanto, chi ha chiuso, ha chiuso. Proprio il governo non ha risolto il problema. Ecco, io mi dico, la forza politica farà pur qualcosa oppure parlano tutti, si accusano uno con l'altro, è colpa di quello, poi vanno lì nel baldacchino centrale e tutti fanno la stessa cosa. Ma se abbiamo la pedemontana che è stata pensata nel 94 e ne abbiamo fatto solo 60 chilometri, se abbiamo il Mose che ancora funziona quando... Se abbiamo in Veneto il terzo aeroporto d'Italia, non abbiamo un mezzo elettrico che arrivi lì, quindi lei pensi... Quindi... Appunto, se abbiamo il terzo aeroporto d'Italia, unico caso al mondo... all'interno di una ZTL per la quale tu devi entrare 8 minuti altrimenti paghi, ma in quale mondo viviamo? Il terzo aeroporto d'Italia inserito all'interno di una ZTL che ti dà la possibilità di caricare e scaricare persone e bagagli in 8 minuti, ma questo l'ha fatto l'ente porto, aeroporto, col consenso del comune. Sì, ma se lasciamo e permettiamo a fondi sovrani ad acquistare asset strategici,
e non diciamo nulla, cioè, siamo al limite della... Le ho detto tre volte a Bertì, ovviamente per l'amicizia che mi lega, di andare legato a Roma, non lo sto dicendo a caso. Serve farlo, Bertì, compriamo un po' di catene da Amazon, problemi, e partiamo. Quando Umberto Zampieri dice dovremmo parlare con Massimiliano per due mesi di quello dei problemi che ci sono, tutti hanno problemi. No, io ho dato di fatto che noi abbiamo parlato e nessuno li risolve. Ma ne sa che in due anni come associazioni abbiamo chiamato il governo dicendo fateci entrare nel CTS, mettete a spese nostre un consulente che vi dica se quello che calate all'alto è fattibile nella realtà. Ci hanno detto no, per due anni ci hanno detto no. Allora si decide e decidevano professoroni espertissimi, poi arrivavano ad essere calati nelle nostre realtà, ci trovavamo dalla mattina alla sera con l'acqua alla gola. E tutto questo senza che dirci a noi prima, in primis, se potevamo, se era fattibile, in quale tempistiche. No, nulla. Durante il Covid hanno assunto 400 esperti, ci ricordiamo? Oltre alle 400 esperti mondiali. E non un consulente nostro pagato dalle associazioni, praticamente lo paghiamo noi. Oltre alle accuse, che avete ragione, cosa facciamo? Abbiamo finito la trasmissione, abbiamo sentito le lamentele di tutti e tutti hanno ragione. Guarda che noi siamo andiamo quelli via, che subiscono. Cioè, domani mattina allora, lei va, farà qualcosa come andiamo a lavorare. L'unica soluzione è lavorare finché lavoro ne abbiamo, purtroppo. E da Umberto. Come? Non ho capito, Umberto. No, dico purtroppo per chi fa il nostro mestiere, la soluzione è che domattina saremo in azienda, in negozio, in ufficio, a seconda delle attività che svolgiamo e cerchiamo di fare in modo migliore il nostro prima. Lavoro. No, tutti come prima. Poi esiste un livello, che è quello che è qui rappresentato da CNA, Confartigianato, Ascom e tutti gli altri amici, che ha il compito di provare a fare in modo che le cose che ci siamo detti oggi, anziché limitarsi a un aspetto di lamentela, che peraltro comunque è utile che ci sia, in proposte amministrative, in proposte di legge, in proposte politiche. Certo, okay. Aggiungo che se non ci fossimo come categorie economiche, non so cosa succederebbe, perché certo, magari non siamo tanto ascoltati, ma qualcosa certo riusciamo a fare. Se non ci però fossimo proprio sarebbe dura, credo. Guardi, io credo che però, ecco, visto che poi in Italia siamo anche bravissimi con i campanilismi, ecco, io credo che in situazioni, diciamo, emergenziali come queste, sarebbe davvero estremamente importante che ci fosse una compattezza. Perché vediamo che, per esempio, altre categorie, penso all'ordine dei farmacisti, penso all'ordine dei notai, ecco, hanno delle strutture che sono sicuramente più blindate, però sono anche estremamente più efficaci poi alla fine a farsi sentire. La lobby dei tassisti, ecco, io credo che anche nel mondo del commercio. Quante regioni ci sono? Sì. Io credo, quante regioni ci sono in Italia? Quello, 20, non mi ricordo più, perché aumentano anche queste. Io volevo proprio dire questo. Aumentano le province. Quanti sono, Umberto Zampieri, le regioni? 21? No. 21. Ecco, no, noi adesso c'è la sono più di 21. CNA? CNA. La CNA, la Confartigianato, Ascom, APE, ACC. Che è, voglio dire, è sicuramente molto più piccolo, ecco. Però ecco, io credo che se ci fosse, come posso dire, una sorta di univocità di intenti, si cioè, potrebbe creare, ma lo sa cosa succede? Sa cosa succede? Che se 21 regioni, che per me sono di più di 21, non ci scommetto, ma sono di più, ci sono, possiamo 21... usare il telefonino? Uguali sul telefonino, perché per me sono di più, una volta hanno 21, per me ce n'è qualcuno in più. Ci sono 21 Bertin, che sono presidente della Confcommercio, e di questi 21 ne mettono uno che vada a Roma a discutere per tutti i 21 Bertin dell'Italia, lo prendono al governo. E diventa uno dei però guardi, posso dire, non sarebbe neanche male, perché se noi a dice, Roma scusami, avessimo fatto come quello che dice Pellizzari, noi l'abbiamo fatto in Camera di Commercio, Abbiamo fatto un'unione. Quante di sono intenti? Le regioni che chiudo? Ha un telefonino vecchio, deve andare a prendere quello che ha preso. che ha preso le danno anche 5 anni fa. Le danno anche 20! 20 sono. Lei ha un telefonino. A eccezione della Valle d'Aosta, brutta figura, sono i partenenti. Lei ha un telefonino vecchio. L'unica cosa che posso darti sono le tre magliette che non uso più. E che non ho più. Col presidente Bertin, APE e ASCOM hanno riunito tutte le associazioni di categoria in Camera di Commercio poche settimane fa per fare una lettera di intenti al governo, tutti insieme. Ma il problema è che la volontà di unire e di fare gruppo e squadra e raccontargli cosa servirebbe a noi per fare un'impresa
giusta ed equa, l'abbiamo portato, ma il problema è che c'è qualcuno che è sordo. No, qualcuno, quasi tutti. No, adesso è andata in Union Camere nazionale e questa è portata al governo e verrà discussa. Aspetteremo? Questi sono i tempi. Il problema è che sono le tempistiche. Saluto, perché questo è avvenuto quasi un mese e mezzo fa. E ringrazio Gianluca Dall'Aglio, grazie, è stato con grazie noi. Grazie a lei. Patrizio Bertin, grazie. Buonasera. A Umberto Zampieri, a Massimiliano grazie. Perizzari, Vincenzo Allegra e a Francesco Pompelli. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo discusso di tutto. Io spero che davvero voi che siete i rappresentanti di tutte le associazioni che abbiamo citato facciano sentire la voce, perché è cercare di migliorare nel piccolo, nel vostro piccolo, quello che stanno vivendo ovviamente i cittadini sui vari rincari e sulle poche possibilità di avere un soldo in tasca per spenderlo per divertimento. Dunque mi auguro che voi riusciate a fare qualcosa. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.